Presidente! I morti sul lavoro, Presidente! Venga un attimo, venga! Sta arrivando, Dani. Mettiti davanti, Dani. Io sto presente qui. Salve, Presidente! Presidente! Sono il segretario della CGIL regionale della Sardegna. Piacere, mi chiamo Fausto Durante. Molto piacere di vederla. Abbiamo convocato il sindacato nazionale prima di portare le norme di lunedì. Io volevo solo rappresentarle, come abbiamo fatto oggi in tutta Italia, perché lo sa che c'è in corso uno sciopero di edili e metalmeccanici. 5 persone l'altro giorno. Siamo a 52 giorni nel 2024 e siamo già a oltre 180 morti. Dovete fare qualcosa. Conosco i numeri. Immagino che lei li conosca. Come lei sa, abbiamo nello scorso anno assunto 800 nuovi ispettori del lavoro. Evidentemente non basta. Non bastano. Ne abbiamo parlato stamattina in Consiglio dei Ministri per preparare le norme che arriveranno lunedì. Ci sono anche, devo dire, alcune proposte che arrivano anche dal sindacato che secondo me sono interessanti, sulle quali stiamo lavorando. Convocheremo prima di lunedì il tavolo nazionale dei sindacati maggiormente rappresentativi e ascoltiamo e lavoriamo insieme sulle proposte. Certo. Lei sa che è un tema sul quale insomma abbiamo cercato dall'inizio di dare dei segnali, no? Tra l'altro c'è in approvazione in Parlamento una proposta che tra l'altro è iniziativa di Fratelli d'Italia per portare il tema della sicurezza del lavoro nelle scuole, per aggiungere un'ora per insegnare la sicurezza del lavoro nelle scuole, che dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni. Se ci sono altre proposte oltre quelle che portiamo, guardi, su questo tema sono assolutamente a disposizione. Sicuramente le riceverà. Penso che non sia un tema, diciamo, no, sul quale dividersi. Non voglio penso trattenerla. Che sia semplicemente un tema sul quale provare a lavorare. Non vogliamo trattenerla, però patenti appunti per le imprese e per gli imprenditori virtuosi, per mettere fuori mercato quelli che sfruttano il lavoro e che fanno morire le persone nei cantieri. Estendere agli appalti, privati la normativa degli appalti pubblici. Io sono d'accordo su questo, sopra chiaramente una determinata soglia, perché certo, sennò si crea una situazione insostenibile, ma sopra una determinata soglia io gli devo dire che sono d'accordo. Poi stiamo approfondendo, no, per vedere ogni cosa, ogni norma che fai devi vedere insomma che ricadute ha, però stamattina ne parlavamo, io su questo vi devo dire che insomma così il titolo è un titolo che mi convince. Va bene. Buon lavoro, arrivederci. Buon lavoro, arrivederci. Brava Giorgia.